Allora, qua è Lorenzone per Dragonia Network e sono qua con una band romana recentemente uscita a ribalta e che stasera farà da spalla a Pino Scotto. Sono i Lady Reaper, principalmente siamo con Gabriele Jimmy Grippa, Simone Calderoni, Berardo Di Mattia, Daniele Petretto, Stefano Coggiatti. Ragazzuoli, innanzitutto come vi sentite, come state, come vi sentite a suonare stasera qua a questo evento a Airport One? Ma siamo belli carichi, insomma, è stata una serata che ci è stata proposta così in modo molto rocambolesco, abbiamo accettato e siamo riusciti a vendere ben 60 biglietti, per questo ci faranno suonare appena prima di Pino Scotto e sarà un grande onore. Grande onore. Beh sì, condivido il fatto, comunque siamo tutti abbastanza in ansia, ma comunque al contempo tutti molto felici di suonare prima di Pino Scotto, anche perché, come dire, è la prima volta che ci troviamo comunque su un palco serio con persone serie, tra virgolette. E ci siete voi dopo tutto. E ci siamo noi, per cui roviniamo il tutto in modo alquanto poco professionale, però dai, va bene, speriamo così di divertirci. Va bene così. Senti, volevo farvi un paio di domande per quello che riguarda live e lavori in studio, passati, presenti, futuri, quindi a parte stasera, insomma, speriamo tutti quanti che vada tutto tanto bene. Volevo... Prego, sempre quando volete. Devo sempre parlare io qua. Dai, una domanda, dai, che cosa, se state preparando qualcosa in studio, se vuoi parlarci anche dei lavori che avete fatto fino adesso. Allora, recentemente siamo stati in studio, abbiamo registrato a Velocità Record una sorta di primo album, che primo album non è perché in fondo sono 7 tracce, però ha una qualità davvero ottima, eccellente, e non come molti, cioè da questo punto di vista non è più un lavoro casareccio, è una cosa seria, e diciamo che adesso stiamo iniziando una collaborazione con delle persone che ci porteranno a fare delle date in più regioni italiane e anche forse un pochino all'estero, e diciamo che con questo concerto concludiamo la stagione a settembre, cioè tra qualche giorno si ricomincia con nuove date e con collaborazioni sempre più, come dire, più grandi e interessanti, però non posso anticipare ancora nulla, tra poco potrò. E a livello discografico? A livello discografico vogliamo adesso girare un attimo con questi brani che abbiamo inciso e in qualche modo farci conoscere con questo sound, con questo come mood, diciamo, e in attesa di registrare il primo fottuto disco decente della nostra carriera. E molto bene, cosa possiamo aggiungere? Non so, lui c'ha una domanda a casa, deve chiamare. Okay, c'ha l'aiuto da casa. L'aiuto da casa. Mi sono perso il copione prima, quindi non me l'ha. È andata così, lo devi fare. Niente, che possiamo aggiungere? Stasera per noi è un onore suonare con Pino Scotto e comunque gli altri gruppi che sono molto più grandi di noi, ce ne siamo resi conto adesso, e è comunque molto strano che ci troviamo a suonare noi prima di Pino Scotto e gli altri ci aprono un concerto, però che ti fa? Vabbè, succede, cose che accadono. E niente, speriamo di non deludere il pubblico, le aspettative e la mamma di Jimmy. No. Beh, se è vero quello che hai detto uscendo dal bagno chimico prima, non dovrebbe rimanere delusa. Non dire, non rimarrà giù nell'intervista. Sì, certo. Ok, grazie. No. Aspetta. Andate a fanculo tutti. I Reaper salutano. Ciao. Stay tuned. Black is white.